Manchester United contro Torcy vale il settimo posto. Vi andiamo allora a ricordare i protagonisti di questa gara. Il Manchester maglia naturalmente bianca, invece il Torcy la maglia giallorossa. Cominciamo subito dalla Torcy: Damião, Camara, Desmortreux, Pungubu, Ducour, Doté, poi c'è Bastaro, Song, Bobby. Questo è un giocatore da tenere molto sott'occhio perché ha dei numeri da favola. Moura, Imbondo, Kebe, Lassen e Kumur, attaccante col vizietto del gol. Il Manchester United invece: Murdoch, Delaney, Halliday, Armer, Murray, Whites, Bauman, Edwards, Honor, Lacey, Mantato, altro giocatore bendito, Mantato, da tenere sott'occhio per numeri, scatto e prodezze. E poi chiudiamo con Pool. Attenzione che c'è l'azione solitaria sulla fascia da parte di Pungumbu, va sul fondo, calcio d'angolo a favore della Torcy, squadra francese. La denominazione è Torcy Paris Vallée de la Marne. Calcio d'angolo con il giocatore Axel Dodoté dalla battuta. Parata del portiere, prova a salire adesso il Manchester. Azione lineare degli inglesi. Fate molta attenzione a come si muove Honor Otis, giocatore che si muove molto bene negli spazi vuoti anche senza palla. E pensate, sono tutti ragazzi del 2007 questi. L'azione è di Bendito, Mantato sul fondo, il cross, l'incisione in copertura dell'arcigna difesa del Torcy. Andiamo a seguire la rimessa laterale da parte del Manchester, poi Murray, palla all'indietro per Armer, allora la fuga solitaria della Torcy. Guardate Bobby, Bobby ingaggia questo duello, ancora Bobby, e il tiro di Bobby, guarda dove va a finire, fa la barba al palo, attenzione, è partito Bobby, è partito sul primo binario Rigobert Bobby, una fuga solitaria, attenzione. E allora c'è ancora l'azione da parte del Manchester United. Il Manchester che adesso a centrocampo recupera il pallone con Bendito, Mantato, ma attenzione perché il Torcy quando parte in contropiede micidiale, e allora c'è l'azione solitaria in copertura. Guardate come sono leziosi questi francesi, guardate come toccano il pallone. Adesso il Manchester United prova a ripartire testa bassa e pedalare, e allora sulla fascia va in progressione, ancora la fuga solitaria sulla fascia, c'è il Manchester che fa circolare il possesso del pallone, si girano molto bene e qui interviene Casali, fischia il fallo. L'azione è stata terrificante del Torcy, l'ho vista poco fa. Calcio di punizione adesso per il Manchester United con Whites. Ancora prova a risalire la squadra francese, difesa chiude benissimo, guardate che bella finta. La rimessa laterale, l'idea era buona, poi naturalmente c'è tanta emozione per disputare questa finale, settimo ottavo posto. Ancora la squadra francese in avanti, palla nel mucchio, chiusura provvidenziale della difesa del Manchester che sta chiudendo ogni varco, ma devono fare attenzione alle fughe solitarie.
di Song e di Bobby. Quando partono palla al piede sono terrificanti. Guardato Bobby, Elliot Bobby. Si riparte col calcio di punizione affidato al Manchester. Di prima Bendito Mantato. Avete visto come vanno a pressare velocemente e vanno a fare questo pressing alto i giocatori della Torsi. Poi lo spettacolo sugli spalti nel pre-partita è stato fantastico. I tifosi, che sono la maggior parte genitori dei ragazzi, hanno comunque animato il pre-gara con cori e balli tipicamente francesi. Corre il Manchester, gestione del pallone con Jacopo Delaney, deve arretrare il proprio baricentro. 3 sul giocatore, guardate il pressing, adesso la finta di corpo di Pungubu. La rimessa laterale, dice Casali, che a favore del Torsi, squadra che oggi è stata sconfitta 6-3 da Hertha Berlino, una partita pazzesca. Ancora il Torsi, vedete, questi ragazzi non hanno paura di sbagliare, cercano sempre la giocata, anche quella sopraffina. Fanno bene perché devono provare queste giocate. Attenzione al centrocampo imperioso, il centrocampista della Torsi, ma poi con la punta delle scarpe al centrocampo si fa valere anche Murray. Rimessa laterale, la formazione del Manchester United. C'è Delaney, centrocampo, a girare velocemente la palla. Waites ancora fraseggia al centrocampo. Il pressing della Torsi è terrificante, non fanno respirare. E allora guardate il sorriso mentre vanno a fare la rimessa laterale i ragazzi della Manchester. Ancora una rimessa, questa è la gioia di poter giocare, amici telespettatori. Quasi quasi cerchiamo di fare un cambio e scendiamo anche noi in campo, perché ci è tornata la voglia di giocare. Attenzione intanto, e il Manchester, questo tiro dalla distanza, c'è la ribattuta e allora si va alla ripartenza con il Manchester, che prova a giocare sulla fascia. C'è Bendito Mantato che serve per vie centrali. Guardate la giocata ancora del Manchester con Daniel Armer, ancora per Bendito Mantato, una serie di finte, fermato. La rimessa laterale con Axel Dodotè. Ancora Dodotè prova ad andare via di forza, ancora Dodotè, imprendibile. Ci è voluta una scivolata straordinaria di Daniel Armer per fermare la sgroppata sulla fascia. Rimessa laterale, ancora il Torsi, 1-2, ancora il Torsi che va al recupero del pallone. Guardate la visione del gioco, ha cambiato direttamente raggio d'azione il Torsi. Guardate il taglio per vie laterali, fermato. Ancora il Torsi ha il pallino del gioco in mano. Guardate ancora la giocata, il controllo del pallone, la difesa del pallone, c'è ancora il Torsi, il taglio per vie centrali. C'è Will Murdoch sul pallone e allora va al rinvio, 0-0. Siamo nel corso del primo tempo. Sale palla al piede Desmotre. Guardate come giocano con serenità i ragazzi della Torsi Paris Vallée de la Marne. E allora Pungubu, Lomb, Pungubu.
servita ancora per Bobby, il tiro di Bobby, guarda che ti prende Murdoch, guarda che ti prende Murdoch, strepitosa parata di Murdoch, riflessi importanti per Murdoch su Bobby, sul piattone di Bobby, è stata la gran parata di Murdoch, ma straordinaria giocata sullo stretto e nello stretto di Bobby. Attenzione, si gioca nella area di rigore del Manchester, ancora gioco di gambe per Dodotè, Dodotè converge per vie centrali, apre il gioco Dodotè, poi il tiro dalla distanza, palla che va a sfiorare il 7, l'incrocio dei pali, sempre 0-0, ma che finale, settimo ottavo posto, signori, veramente ci stiamo divertendo. Allora c'è la ripartenza del Manchester che va con Jim Waites, palla nella zona centrale dell'area di rigore dove c'è Mehdi Damião che va a recuperare la sfera di gioco, sempre 0-0. Damião che con i piedi rimette in gioco il proprio compagno della difesa, rischia qualcosa un po' il Torsi in questo momento, e allora palla per Imbondo, apertura del gioco, sale il capitano Desmotreux, Lucas Desmotreux, palla all'indietro, ancora cercano di giocare per vie centrali, Mura, ancora il Torsi, prova l'inserimento, adesso c'è Imbondo, prova a caricare, si immola davanti a lui un giocatore del Manchester, per l'arbitro è però calcio di punizione, e allora seguiamo in diretta quella che sarà l'azione della Torsi Paris Vallée de la Marne. La distanza c'è in Bondo, Ramsès in Bondo, Ramsès in Bondo, l'arbitro che conta i passi per far osservare l'esatta distanza, l'esatta poi disposizione della distanza, tutto è pronto, c'è in Bondo dai 16 metri, parte in Bondo, il tiro di Bondo che colpisce la schiena di un suo compagno, la sassata di in Bondo era destinata allo specchio della porta. Torsi in grande evidenza in questo primo tempo, Casali indica la rimessa laterale, ancora il Manchester, un po' timido questo Manchester in questa fase iniziale del primo tempo, ci aspettiamo sempre qualcosa di più dal Manchester naturalmente. E allora vediamo l'azione ancora del Torsi, strada molto tattica, molto tecnica, chiamano in causa anche Damião, Mehdi Damião, vedete come giocano molto bene, guardate che cosa fa Pungumbu, ancora Pungumbu se ne va via come un treno diretto, attenzione, Pungumbu va all'assist su Dodotè, ancora Dodotè, un dribbling secco ancora per Pungumbu, il suo tiro, la parata composta da parte di Will Murdoch, sempre 0-0. Prova a salire adesso Lomb, Pungumbu, Casali indica che calcio di punizione, squadre caricate, Ramsès in Bondo, l'arbitro dice il gioco riparte solo quando lo dico io e lo decido io, e allora bisogna aspettare il fischietto, inevitabile. Il calcio di punizione, intanto in Bondo ne approfitta anche per allacciarsi le scarpe, sentite il calore sugli spalti dei francesi che hanno anche al seguito i megafoni per incitare i propri beniamini. In Bondo la mette nel mucchio, poi la palla è lì, la difesa della Manchester si salva in qualche modo,
ma è ancora il Torsi in pressing. Prova a salire palla al piede, guardate con quale calma Fode Camara. Gestito il pallone, ancora un doppio passo, impressionante il tiro di punta. E allora palla in campo, si continua a giocare, non è uscita, poi ancora il Torsi, colpo di tacco a smarcare un proprio compagno. Guardate la Veronica sul pallone, c'è l'apertura del gioco, prova a salire sulla fascia Desmotre, Luca Desmotre, passaggio l'1-2 micidiale, ci mette la punta la difesa del Manchester. Allora prova a uscire, palla al piede il Manchester, ma c'è il contro break, centrocampo del Zach Baumann, attore dotato di una buona tecnica, e poi il tiro dalla distanza sulla palla, il tiro, il gol, e il gol del Manchester alla prima occasione. Il Manchester United si porta in vantaggio, la prima vera occasione capitata sui piedi, ve l'avevo detto, di Otis Honor, e subito il goleador va a segno. Un'azione, la prima vera occasione per il Manchester, e subito gol con il suo uomo migliore di questo torneo, Otis Honor. Che gol, ragazzi, che giocata. E allora 1-0, il Manchester si porta in vantaggio, la partita l'ha fatta fino adesso il Torsi, il gol invece il Manchester. 1-0, imprime subito la sua firma Otis Honor. 1-0 Manchester. Adesso sulle ali dell'entusiasmo, Manchester gioca anche più rilassato, avete visto anche il doppio passo di Shi Lesi, come si sia divertito a ingannare l'avversario in questo gioco di prestigio. Allora ancora a centrocampo, saltano come i birilli. Allora riparte la squadra inglese, c'è Pungumbu, poi c'è Mbodo che viene messo a terra. Andiamo a rivedere il gol, vedete il rimpallo, e qui si vede l'attaccante di razza, qui si vede l'attaccante di razza, pur 2007 è già svezzato per mettere palla in rete. Avete visto con quale precisione, con quale freddezza ha gonfiato la rete alle spalle dell'incolpevole Mehdi Damião. 1-0. 1-0 per il Manchester. Pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Come potete vedere non si gioca su un campo, cioè si gioca su un campo a 11, ma con dimensioni più ridotte appunto per la categoria, che ha meno giocatori naturalmente sul rettangolo di gioco, si gioca a 9, quindi leggermente più ridotte le dimensioni, però spettacolo uguale. Calcio d'angolo per il Torsi, Paris-Vallée de la Marne, ancora palla nel mucchio e poi la traversa su questa deviazione fortuita, stava per uscire l'autogol clamoroso. Andiamo a rivedere la palletta di Desmotro, vedete il tocco, la palla che bacia la parte superiore della traversa, torniamo in diretta, adesso spazza il pallone il Manchester United, che ora prova ad andare in contropiede, lo fa con Corbin Murray. Cinica, spietata la formazione del Manchester United, alla prima vera occasione ha trovato il gol. A metà del primo tempo dove ha sofferto il gioco degli avversari, poi Otis Honor ha trovato la palla sui piedi e non ha disatteso. Attenzione, la fuga del Torsi, ancora l'azione solitaria, palla per Bobby che sbaglia tutto clamorosamente. Cosa si è mangiato Bobby davanti al portiere Elliot Bobby, che di solito questi gol li segna a occhi chiusi. Stavolta, vedete, dice me la sono trovata,
era 0-0, anzi 1-0 per il Manchester. Ancora prova la giocata ancora la formazione del Manchester, qui a peccato di virtuosismo e di altruismo il giocatore del Manchester. Qui l'arbitro Casali di Carrara manda le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo. E che primi 20 minuti, signori, veramente da pelle d'oca, hanno accelerato subito il match, che qui sugli spalti ci sono soprattutto i genitori arrivati da ogni dove per seguire i propri ragazzoni. E allora è iniziato il secondo tempo qui alla Necchi, di Forte dei Marmi. Si gioca la finale, settimo ottavo posto tra il Manchester United e il Torsi. Guardate che bella giocata di Baumann, ancora centrocampo, giganteggia il Torsi. Vanno avanti i piccoli campioncini del Torsi. Subisce il fallo Enzo Mura, subisce questo calcio di punizione, calcio di punizione per il Torsi Paris Vallée de la Marne. L'arbitro dice che calcio di punizione di seconda. E allora sul pallone c'è Enzo Murà, pallinaria di rigore, il colpo di testa a liberare da parte di Jacob Delaney. La rimessa laterale è di Bastaro, Giannis Bastaro. Palla sulla riga, ancora si gioca sulla riga. E la rimessa laterale, l'ultimo tocco è proprio di Bastaro. Arriva alla rimessa il Manchester. Vedete come aggrediscono i giocatori del Torsi. Ricordiamo che non c'è il fuorigioco, era la chiusura provvidenziale del Manchester. E l'ultimo tocco è appunto di Bobby, Elliott Bobby, che si è mangiato due gol nel corso del primo tempo. Giocatore straordinario, ha fatto vedere dei numeri da circo in tutto il torneo, ha fatto dei gol importanti anche. Allora il Manchester in contropiede, si sgancia Jacob Delaney, Delaney, palla al centro, non c'è nessuno che trovi il timing giusto per mettere palla in rete. Allora c'è la ripartenza della Torsi, ancora c'è questo duello sulla fascia, ancora il duello sulla fascia, in due su di lui, e poi arriva il Torsi, ma c'è l'uscita, palla al piede di Whites. Ancora prova la giocata di Fino, ma intercetta tutto Desmotro a centrocampo. Ancora palla che filtra, c'è ancora il Torsi, l'attacco, attenzione, viene messo giù per l'arbitro, è tutto regolare, non c'è fallo. Guardate, in due, sempre c'è il raddoppio di marcatura sul giocatore. Ora Otis Honor, che ha avuto un pallone solo nel corso del match e lo ha messo in rete, pallone giocabile naturalmente. E qui il Torsi sbaglia l'ultimo passaggio. 1-0 per il Manchester, la rete nel primo tempo di Otis Honor. Rimessa laterale di Daniel Armer. Rimessa laterale. C'è il controllo del pallone, ancora a centrocampo. Ancora la bella, bel numero degli inglesi. Poi c'è Armer, palla in profondità, il controllo non è facilissimo, infatti c'è il pallone di rimando che è stato dato al limite proprio. Guardate Baumann, che giocatore Baumann, attenzione ancora il Torsi, prova a sganciarsi in avanti, ma c'è ancora il break a centrocampo da parte di Lacey. Poi vedete ancora la formazione del Torsi che sbaglia l'ultimo tocco. Siamo al quarto minuto di gioco di questa ripresa, sempre 1-0 per il Manchester. Amici telespettatori che ci state seguendo in diretta in questo momento,
ancora il break della Manchester, palla per vie centrali, c'è Zach Baumann che controlla la sfera di gioco, ancora Baumann, va sul fondo Baumann, ci sono due su di lui, allora indietreggia, prova a difendere il pallone, ancora Baumann, fa tutto bene, ancora Baumann, poi si trascina il pallone oltre la linea bianca di rimessa laterale che viene accordata naturalmente al Torsi. Ancora si gioca proprio sullo stretto in un fazzoletto, ancora vedete Lesi, c'è questo corpo a corpo ingaggiato a centrocampo, guardate qua questi giocatori come veramente stanno dando il massimo per onorare la maglia che indossano. Ancora sale palla al piede, lo scatenato in Bondò stavolta fa tutto bene tranne l'ultima azione, l'ultimo tocco, sempre 1-0, c'è Will Murdoch, cerca compagni in avanti, un corpo a corpo, attenzione alla Torsia, attenzione, prova a entrare in area di rigore, poi c'è la provvidenziale chiusura di Daniel Armer in calcio d'angolo, monumentale Armer. La Manchester, calcio d'angolo, ancora il Torsi, Mura, palla lì in mezzo all'area di rigore, ancora Mura, il tiro di Mura, palla alta sulla traversa, ancora un gol divorato dalla Torsi, cercato il colpo di collo pieno ma non ha tenuto basso il corpo e la palla si è alzata sulla traversa, occasione da rete nitida per il Torsi, la terza di tutta la partita non finalizzata dalla Torsi. Ancora Baumann, cosa ha fatto con quel pallone tra i piedi, poi corre Lesi, il suo tiro, prova a sorprendere portiere Mehdi Damião, palla che va alta sulla traversa, era buona la sua intenzione. Quadrato Mehdi Damião, prova a salire, palla al piede, ancora il Torsi, adesso prova a ripartire dalla propria area di rigore, sale Fod Camara o Camara, poi c'è sempre il solito Armer dietro, una garanzia per il Manchester, ancora il fraseggio a centrocampo, questa volta non si è capito bene cosa volessero fare i centrocampisti inglesi. Allora il Torsi prova a ripartire sulla fascia, attenzione ben combinata, la parata del portiere arriva, la botta violenta, il gol del pareggio da parte di Enzo Mura che si fa perdonare la rete mancata pochi minuti fa, e dunque 1-1, il Torsi perviene al pareggio con Enzo Mura, strepitosa azione di contropiede della Torsi, la rivediamo, vedete il portiere Murdoch che con i pugni devia e poi arriva la mazzata di Enzo Mura che esulta la Cristiano Ronaldo per l'1-1 e qui si riapre la partita, gentili telespettatori, cosa vi state perdendo stando a casa, dovete venire qui al Necchi di Forte dei Marmi per godervi dal vivo l'incontro. E se non potete venire, naturalmente attraverso i vostri device vi potete godere lo spettacolo direttamente in streaming grazie alla nostra diretta. Ancora il Torsi in avanti, uno a uno il punteggio, questa ripresa, ancora Mura, palletta invitante, ancora il Torsi in due sul pallone, allora c'è la ripartenza da parte della squadra inglese, anzi no, il Torsi, l'1-2 del Torsi, il tiro questa volta non calibrato da parte di Axel Dodoté che sparacchia fuori, ma il Torsi ha catalizzato alla perfezione la quarta palla gol del match, l'ha trasformata in rete, in opportunità. Siamo al nono minuto,
della ripresa. 1-1. Tossi si fa minaccioso con Desmotreux. Centrocampo, ancora il break in fase di interdizione parte del Manchester, ancora il recupero del pallone per il Torsi, c'è il fraseggio 1-2, ancora il Torsi, il Manchester cerca molto il tocco 1-2 sotto porta, molto spesso si complica un po' la vita, allora ancora il Torsi, prova a salire adesso Desmotreux, prova a ragionare con Mura, in tre sul pallone, ancora Desmotreux apre il gioco, ancora Desmotreux, Desmotreux per il giocatore Bastarò, Bastarò prova a entrare in area, ancora Bastarò all'indietro, Bastarò fa tutto bene, poi il recupero del pallone da parte del Manchester United che non guadagna la rimessa laterale perché è il Torsi a battere, ancora Desmotreux, palle per vie centrali, prova a salire Imbondo, vedete come ha arretrato il proprio raggio d'azione Imbondo, ancora Imbondo prova a servire Mura, ancora Mura, sempre il Torsi ad avere il pallino del gioco, prova a sfondare per vie laterali, c'è la break del Manchester, ancora il team giallo-rosso che ha il pallone tra i piedi, vedete come cosa prova ad andare sul fondo, pum bum bu, la palla in tiro sotto rete di Bobby, e qui è bravissimo Will Murdoch a parare, a essere freddo e a non farsi beffare, sempre 1-1, ancora il Torsi padrone in questo momento del match, esce palla al piede Zach Baumann, attenzione a Mura, ancora Mura, ha fatto tutto da solo Mura, recupera il pallone, lo serve per Bastarò, ancora Bastarò, poi sbaglia il passaggio, allora può ripartire in contropiede il Manchester, in tre sul pallone, c'è Bastarò all'indietro, recupera il pallone, ancora il giocatore con la maglia numero 7, c'è il tocco per Bobby che prova a fraseggiare con il suo compagno di squadra, prova la giocata da campione, Axel Dodotè fermato all'ultimo, ancora il Torsi Pari Vallè della Marne, prova a salire, gli applausi sono tutti per il Torsi che sta veramente giocando un gran secondo tempo, con questa combinazione poi il Manchester si va a salvare in questa maniera, 12 minuti di gioco nel corso della ripresa, sempre 1-1, dovesse perdurare il risultato di parità si andrà ai calci di rigore, si andrà ai calci di rigore per decretare la vincente che salirà sul settimo gradino del podio. Intanto ci sono una serie di cambi, l'allenatore della Torsi cambia praticamente tutta la squadra e fa bene a fare esperienza, minutaggio anche ai ragazzi che inizialmente sono partiti dalla panchina, che principalmente lo scopo di questi tornei è quello di far divertire, di far fare esperienze ai ragazzi, e poi se una squadra merita anche di vincere naturalmente, però l'aspetto del risultato molto spesso va in secondo piano, piuttosto va invece privilegiato quello che è l'aspetto morale, umano del torneo, dell'evento. 1-1, stiamo per entrare nel minuto numero 14, attenzione al Torsi, ancora il Manchester a centrocampo, ancora il Torsi si avventa sul pallone, Mura poi si fa togliere la sfera dall'altro numero 10, Lesey, poi ancora Baumann, perle di tecnica di Baumann, Zach Baumann, attenzione a centrocampo, ancora il Manchester fraseggia in mediana, come avete visto a centrocampo Rigobert Song come abbia fatto subito un'ottima impressione nel
match ancora Song, controllo di Song, prova a calciare Song, viene messo giù sul pallone, giusta la decisione di Casali di non fermare il gioco, allora cade il giocatore del Manchester da solo, palla servita, il tiro, la paratona di Murdoch, la paratona di Murdoch sulla conclusione del nuovo entrato Ilker Kumur, goleador nel match contro il Hertha di Berlino. Attenzione ancora il Torsi, il cross, la palla è lì, l'esterno esce dall'area di rigore, poi il Manchester, palla al piede per Zach Baumann, ancora Zach Baumann, guarda che piedini che ha, ancora Otis Honor, fermato in maniera elegante da Desmond Rowe, che giocatore questo Lucas, uscito palla al piede con eleganza, non ha spazzato, ha giocato il pallone e ora prova a bruciare sullo scatto Armer, non riesce il giocatore della Torsi a bruciare il difensore inquadrato in Bondo, Ramses in Bondo, ho provato a ingaggiare questo corpo a corpo, questo corpo a corpo proprio con Armer, Daniel Armer, segnatevi questo nome amici, segnatevi Daniel Armer, gran difensore, grande visione del gioco, ancora il Torsi, il tiro, stavolta la palla lì rimbattuta e poi si divora un altro gol, Ilker Kumur, un giocatore brevilineo, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto e ha la capacità realizzativa pazzesca, solo che ha avuto due occasioni, non le ha sapute sfruttare, ma questo è un giocatore dal sicuro avvenire ragazzi, questo Ilker Kumur, qui c'è classe da vendere, attenzione, sale palla al piede Kais Lassen, attenzione al Manchester United che è andato a fare pressing, ha messo fuori causa la mediana della Torsi e allora giocata per Kumur, giganteggia ancora una volta Jacob Delaney, la difesa del Manchester, attenzione a Kumur, Kumur prova a entrare in area di rigore ma ancora una volta guardate come copre benissimo Mason Holiday, ancora Zach Baumann, andate a centrocampo il Torsi com'è, gioca bene, siamo al 18° minuto della ripresa, due al termine, poi dovesse essere ancora di 1-1 il punteggio, si andrà con i calci di rigore, ancora il Torsi spinto da un pubblico caldissimo presente sugli spalti, ancora Mura illumina il gioco per Song, ancora Rigobert Song, guardate in slalom, poi fallo commesso da Song ai danni del solito bravissimo Zach Baumann, poi spintarella per l'arbitro, è tutto regolare, allora la ripartenza di Mbondo, ancora Mbondo, centrocampo per Ramura, perde il pallone con Zach Baumann, ancora Baumann prova a illuminare il gioco, c'è il controllo del pallone, la tackle in scivolata, vinto ancora parte della Manchester, allora Song prova a ripartire in contropiede, Song prova ad andare sulla fonda, a guadagnare l'angolo e qui Song non è fortunato perché l'ultimo tocco è proprio il suo, 19 minuti sul nostro cronometro, dunque un minuto
termine salvo naturalmente recupero se dovesse essere accordato dal direttore di gara. Nell'eventualità dovesse essere sempre 1-1, se andrà ai calci di rigore, lo ricordiamo. Prova ad andare in via solitaria Corbin Murray, palla al centro, palla finisce a fondo campo, una manciata di secondi al termine dei 20 minuti, dei minuti regolamentari di questa ripresa, dei 40 complessivi. Attenzione a Zach Bauman, con l'esterno si porta avanti il pallone, prova a caricare l'Essay, il tiro, la rasoiata, comoda la parata della portiere Medi Damiao, e Casali di Carrara dice che può bastare così per assegnare il settimo posto. Occorrerà la lotteria dei calci di rigore che noi vi andremo a commentare, naturalmente, amici e amiche che siete a casa o siete in questo lunedì di Pasquetta ovunque con un vostro device sintonizzati naturalmente sul nostro collegamento streaming. Necchi di Forte dei Marmi, dunque 1-1 al termine dei 40 minuti regolamentari, le reti siglate da Honor e da Murat. Intanto abbiamo anche italianizzato i cognomi, togliendo un po' l'accento, naturalmente ce lo concederete. Adesso i due capitano. Sono uno accanto all'altro. Sono adesso stabilite le varie gerarchie per l'esecuzione dei calci di rigore. Questa è la porta battezzata per l'esecuzione dei calci di rigore. E adesso andiamo a commentare insieme a voi, gentili telespettatori, quelli che sono i rigori che assegneranno il settimo posto. Chi vince sarà settimo, chi perde sarà ottavo. E dunque vediamo il primo a calciare chi sarà delle due squadre. Sarà il giocatore del Manchester. Il tiro parato da parte della portiere Damiao Mendy. Dunque adesso va Bobby sul pallone, l'errore di Delaney, e ora va Bobby contro Murdoch. Parte Bobby, il tiro sotto l'incrocio dei pali, il gol di Bobby per il Torsi. Va adesso Honor sul pallone. Honor contro Damiao. Batterà di sinistro. Parte Honor. Il piattone spiazza Damiao. Siamo 2-2. Ma un calcio di rigore è stato già sbagliato dal Manchester. E ora sul pallone va Bastaru. Bastaru contro Will Murdoch. Bastaru contro Will Murdoch.
parte Bastaru, il piattone, il palo, il gol, Immobile Murdoch. E dunque due rigori su due per il Torsi. Se la ride Bastaro, va a battere il calcio di rigore Whites contro Damiao. Whites contro Damiao, rincorsa abbastanza breve, il tiro fuori, calcio di rigore fuori da parte di Whites. Sono già due su tre gli errori dal dischetto per il Manchester United. È andato sul pallone probabilmente poco convinto. E ora attenzione a Enzo Mura proverà a incaricarsi dell'esecuzione. Mura si sistema il pallone sul dischetto, quattro passi all'indietro, vedete Mura, parte Mura, il suo tiro, la rete sotto l'incrocio dei pali, sotto l'incrocio dei pali. E dunque finisce il match, vince il Torsi questa finale, settimo ottavo posto grazie ai calci di rigore. E dunque il Torsi si aggiudica il settimo posto in questa sfida ai calci di rigore. Perfetti Bobby, Bastaru e Mura, invece hanno sbagliato in casa Manchester, Delaney e Whites invece ha segnato Honor. 7 perché appunto c'è un errore tecnico dell'arbitro che si è ravveduto. Dunque dal dischetto parte il giocatore del Manchester, dunque Murray Corbin, che dunque realizza il gol, perché non ci tornavano dei conti e abbiamo fatto una segnalazione naturalmente, perché essendo su 5 chiaramente era impossibile che con 3 rigori segnati da una parte, 2 sbagliati, venisse assegnato il risultato vincente agli avversari, a meno che non fosse stata cambiata la formula all'ultimo. E in effetti era stato un errore tecnico dell'arbitro che ha ripristinato il tutto. Song dal dischetto, Song il suo tiro, la parata di Murray, attenzione perché questa sosta potrebbe essere stata devastante per i giocatori della Torsi, che ora vanno a incoraggiare il proprio compagno. E siamo, guardate, 3 rigori fatti per il Manchester e uno sbagliato, e dall'altra parte ci sono 2 errori per il Manchester e 2 gol fatti. E adesso va a calciare il giocatore con la maglia numero 10, Si Lacey, che dunque va a ripristinare il punteggio di parità in questo momento. Attenzione perché adesso diventa decisivo il calcio di rigore, vediamo chi è sul dischetto. Giocatore con la maglia numero 3, Desmotreux. Andiamo a seguire Desmotreux, il suo tiro, il gol. E adesso è finita. Desmotreux va a segnare, dunque il Torsi conquista il... conquista il settimo posto. E dunque vi confermiamo l'errore arbitrale in precedenza, errore arbitrale
in precedenza con l'errata comunicazione alle due formazioni sul successo del Torsi. Poi ne abbiamo parlato anche qui in tribuna, noi non eravamo molto convinti, però magari potevamo anche aver fatto anche noi un errore di valutazione. Nella realtà avevamo ragione, perché si trattava di errore tecnico, quindi l'arbitro ha fatto ritornare sul rettangolo di gioco le due squadre, ha fatto riprendere la seconda parte dei calci di rigore. Ora è veramente finita questa partita, settimo, ottavo posto. E allora grazie per essere stati a seguire con noi questa finale, settimo, ottavo posto.